devo dire che la giornata di oggi sia una giornata molto molto importante per tutti quanti noi, per quello che rappresenta, che rappresentato e quello che vuole significare. La giornata della memoria, diciamo, il 27 gennaio, noi ricordiamo abbattimento di cancelli nel campo di Auschwitz. Diciamo, ricordiamo, che la Shoah, anche lo sterminio di altre rilevanze, ha comportato diversi milioni di persone. E di questi diversi milioni, tra campi di concentramento, campi di lavoro, campi di sterminio, circa 5-6 milioni della popolazione ucraina sono sterminati. Credo che ricordare questo giorno, diciamo, un giorno della memoria che poi è una giornata, diciamo, da poco, tutti i paesi che aderiscono a loro, il 27 gennaio, ricordano questa data della memoria, e credo che sia un dovere di tutte le istituzioni democratiche ricordare questa giornata, perché la memoria va salvaguardata sempre, non solo come storia, che conosce la storia, ma ci deve, dobbiamo, diciamo, aiutare per capire il presente e anche per costruire un futuro dove non si ripetano episodi, fatti del passato che hanno causato tantissime vittime. Credo che la provocazione di questi giorni che c'è stata a Roma nei confronti della comunità ebraica di Roma sono episodi, diciamo, disgustosi, oltracciosi, però anche questi episodi, tutti quanti insomma, abbiamo letto sui giornali, abbiamo sentito in televisione, questi episodi, che non voglio ripetere, ci fanno capire ancora di più come sia importante, diciamo, ricordare questo giornale. Ma io credo che tutto qui poi sia, diciamo, organizzare eventi, fare commemorazioni, manifestazioni sia importante. Ma penso che qui abbiamo tantissimi studenti, insegnanti, che sia molto più importante anche la conoscenza e lo studio di quello che è stato la Shoah. Quindi io mi fermo qui, intanto prima di volevo ringraziare la preside, tutto il segreto e la scuola che ci ha ospitato per questa iniziativa, un ringraziamento molto molto forte. La giornata, diciamo, noi abbiamo pensato di organizzare la giornata in questo modo. Adesso, siccome è un vero e proprio consiglio, noi procederemo ancora poi con l'appello e diciamo tutta la procedura formale per quanto riguarda i consigli. Fatto appello, diamo la parola al Presidente della Commissione Cultura, Francesco Lattaca, che illustrerà le motivazioni, il suo intervento, l'invitazione, anche la soluzione che ci ha portato a organizzare questa iniziativa. Dopo l'intervento di Francesco Lattaca, diamo la possibilità ai gruppi consigliari, uno per gruppo, siamo organizzati in questo modo per chi vuole interviene per 2-3 minuti, massimo 5 minuti, poi sospendiamo un attimo il consiglio formalmente e diamo la possibilità ai studenti, ai insegnanti, abbiamo qui studenti dell'AMPI, sia locale che cittadina, più altri rappresentanti delle biblioteche, diamo la possibilità ai studenti, rappresentanti dell'AMPI, chi chiunque vuole intervenire sempre nell'ambito di, diciamo, 4-5 minuti di intervenire, poi riapriamo il consiglio, interviene il presidente del CIE, dottor Santino, e poi votiamo la risoluzione. Una volta votata la risoluzione, come iniziativa presa dalla Commissione Cultura, noi
diciamo tutti i consiglieri, la Presidente della Giunta, hanno pensato di regalare alla scuola che ci ospita una serie di volumi sulla Shoah, quindi un omaggio che facciamo molto molto volentieri, sperando proprio che questi volumi si servano diciamo, per studiare e conoscere ciò che è stato la Shoah. Vi ringrazio. La parola alla nostra scusate, facciamo l'appello. Procediamo all'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carlos, Cerboni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Assente di numero certificato è presente il Presidente Fantino, quindi il numero legale c'è, possiamo procedere. Prima di procedere, quando le colleghe devono nominare gli scrutatori, comunque c'è, prima di ogni seduta, specialmente quando ci sono le votazioni, noi dobbiamo nominare tre consiglieri e tre scrutatori. E quindi gli scrutatori sono la consigliera Lancia, consigliere Tutino, consigliere Giuliano. I suddetti consiglieri non si devono tornare dall'auto per la comunicazione dalla Presidenza. Grazie. Allora, diamo la parola a Francesco Lattaga, Presidente della Commissione Cultura. Prego. Grazie signor Presidente. Presidente, assessori, colleghi consiglieri, illustri ospiti professori e ragazzi. In ricordo del 27 gennaio del 1945, giorno in cui le truppe russe varcarono per la prima volta i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e svelarono la barbarie perpetrata per anni nei campi nazisti. In tutto il mondo il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria, per ricordare i milioni di ebrei sterminati e le altre minoranze vittime delle persecuzioni naziste. Una celebrazione che l'Italia ha fatto propria con una legge del 2000 per, come dice l'articolo 1, ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Questo è anche un anno di anniversario. 100 anni fa l'Europa veniva sconvolta dallo scoppio del primo conflitto mondiale, le cui ferite non sanate avrebbero poi portato al secondo, durante il quale migliaia di persone che abitavano nelle nostre vie e nelle nostre piazze furono deportate e crucificate senza colpa alcuna, in particolare in occasione del rastrellamento del Quadrante, di cui tra pochi mesi celebreremo il 70° anniversario e per il quale il nostro municipio 10 anni fa è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile come fulgida testimonianza di resistenza all'oppressore ed ammirevole esempio di coraggio, di solidarietà e di amor patrio. Siamo qui riuniti oggi perché la Commissione Cultura, che ho l'onore di presiedere, ha inteso sottolineare la valenza che questa giornata ha per la città di Roma ed in particolare per il nostro territorio, frutto del recente accorpamento di 2 municipi, da sempre sensibile alla memoria storica di eventi che li hanno segnati in modo violento e profondo. Una memoria che con l'atto che votiamo oggi vogliamo che sia rinnovata ogni anno con un consiglio aperto, preceduto da momenti di riflessione e attività da parte degli studenti del nostro territorio.
Celebrare il giorno della memoria ha un duplice scopo, uno rivolto al passato e uno al futuro. Per gli antichi romani l'anima di un defunto sopravviveva finché qualcuno tra i vivi conservava il ricordo. E in questo senso continuare a far memoria di milioni di vittime innocenti significa impedire che esse vogliono ancora una seconda volta. Ma diffondere la conoscenza e continuare a riflettere su tali eventi significa anche consegnare nelle mani delle nuove generazioni degli strumenti adatti per impedire che in futuro tale vergogna dell'umanità possa ripetersi. Qualche decennio fa qualcuno, certo non per primo e purtroppo nemmeno per ultimo, teorizzò che alcuni uomini sono superiori ad altri per appartenenza razziale o religiosa. La storia lo ha condannato e noi oggi vogliamo ribadire con forza quanto affermato nell'articolo primo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Una dichiarazione che l'ONU ha richiamato nella risoluzione del 2005, con la quale ha istituito ufficialmente il giorno della memoria e nella quale condanna senza riserve tutte le manifestazioni di intolleranza religiosa, di incitazione all'odio, di persecuzione o violenza verso persone o comunità, in ragione della loro appartenenza etnica o del loro credo. Il nostro Consiglio ha voluto che questa giornata fosse celebrata con un incontro con le scuole, con un dialogo tra generazioni in cui tutti hanno da insegnare e da imparare. Ed ha voluto che al centro ci fosse il libro, come strumento fondamentale della trasmissione della memoria. Uno strumento che apre la mente e combatte l'ignoranza, che è madre del sospetto e della paura, di fronte a chi è diverso da me per razza, colore della pelle, credo religioso o politico. Non è certo un caso se tutti i regimi dittatoriali, compreso quello nazista responsabile degli eccidi che oggi ricordiamo, si sono sempre preoccupati di controllare l'edizione e la diffusione dei libri, arrivando ad organizzare luoghi collettivi per eliminare la minaccia che essi rappresentano in quanto strumento della libertà di pensiero e di espressione. Ed è per questo che oggi, con il contributo personale del Presidente e di tutti gli assessori e consiglieri, che ringrazio per aver risposto all'invito della mia commissione, aver risposto in toto in questo senso, abbiamo deciso di donare dei link alle biblioteche di questo istituto, attraverso i quali voi tutti possiate approfondire quanto storicamente accadde pochi decenni fa. Come è scritto nel testo che voteremo tra poco, purtroppo nel nostro paese continuano a verificarsi episodi di discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, fenomeno che rende sempre più opportune iniziative volte a incentivare momenti di riflessione su tali tematiche e a promuovere una cultura che veda nella differenza una possibilità di dialogo e arricchimento e non una minaccia. Mi auguro che voi, ragazzi, siate i migliori delle generazioni che vi hanno preceduto e riusciate a fare in modo che mai più nessuno possa essere discriminato e considerato inferiore per il colore della propria pelle, per il Dio che sceglie di adorare, per il proprio credo politico o per chi sceglie di amare. Come diceva Gandhi, siate il cambiamento che volete vedere avvenire nel mondo. Grazie. A conclusione del mio intervento, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti alla scuola ospitante e alle altre scuole che hanno risposto al nostro invito, e volevo ringraziare personalmente, oltre ai membri della commissione, ovviamente con cui abbiamo condiviso il lavoro e la risoluzione che voteremo oggi, il Presidente Ciancio, Presidente della Commissione Scuola, che parlerà dopo di me, e in particolar modo gli assessori alla cultura e alla scuola, Chiara Gianziracusa e Loris Santorelli, per aver contribuito, insomma, per aver ideato insieme questa giornata. Grazie a tutti. Grazie consigliere Cantabria. Allora adesso facciamo l'intervento prima dei consiglieri. Il primo consigliere iscritto è il consigliere Ciancio, presidente della Commissione Scuola del Settimo Municipio. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri presenti, gli assessori, gli uffici che stanno con noi, e un ringraziamento ai nostri ragazzi che sono qua, in qualità di Presidente della Commissione Scuola, che ho assolutamente ringraziare per la partecipazione e quello che fa durante tutto l'anno per
ricordare questo giorno. Io ho scritto degli appunti che vorrei leggere a tutti voi. Dunque, perché c'è bisogno di un giorno della memoria? Prima di tutto per non dimenticare. Fare in modo che gli avvenimenti della storia restano nella memoria della gente, per essere rimasti, per non essere ammantati di silenzio, perché siamo ancora tutti noi a testimoniare, quindi con i fatti, quello che è successo quindi, in questi collocati, perché nessuno possa più dire che non sono avvenuti. Le capacità che abbiamo visto in televisione, abbiamo accettato. Purtroppo però esiste e c'è un'incompensa e un'ignoranza straordinaria. Un esempio, quando solo qualche giorno fa in televisione, su Rai 1, in una trasmissione condotta da Carlo Conti dal titolo L'eredità, che cosa è successo? Televisivo. Ci sono dei concorrenti che si sfidano in una questione di cui vengono proposti 4 anni, ai quali i concorrenti devono accostare gli avvenimenti che vengono proposti dal conduttore. Chi sbaglia deve partecipare a un altro giochino. Io sono rimasto molto, molto colpito da questo aspetto. Dunque, a un certo punto vengono proposte 4 date, sono gli anni 1934, 1948, 1964, 1979. La domanda che bisogna accostare l'anno preciso è: in quale anno Adolf Hitler è diventato cancelliere? La prima risposta è di una ragazza, 1948, afferma con grande sicurezza, sbagliato. La seconda persona chiama per dare una risposta è un signore, 1964, altro sbaglio. Il terzo è una donna, 1979, ancora sbagliato. Per il quarto concorrente diventa facile rispondere, l'ultimo anno indicato non può che essere quello giusto. Bene, probabilmente non servono altre parole. Magari forse bisognerebbe uscire fuori da questa dilagante ignoranza, che neanche è solo nostra, ma dilaga un po' nell'intero mondo. Magari bisognerebbe avere più memoria, ricordare sempre, anche se non siamo stati testimoni. Ricordare un dovere che ci allontana dal diventare tutti come dei mostri, simili a quelli di ieri, ma anche di oggi, che non hanno assolutamente alcun rimorso a perpetuare i più efferati crimini contro l'umanità. Io, a margine di questo mio intervento, dove sicuramente noi voteremo questa risoluzione, voglio dare solidarietà a tutti i docenti delle scuole. Io stamattina mi sono alzato presto per accompagnare i ragazzi del Russell, la professoressa Donatelli, che mentre le salme, che dopo ci illustreranno i ragazzi, c'è stato qualcuno che ha voluto fare qualche fuori dalle linee, segnare la macchina con dei simboli mentre si parla da così importante non è una cosa bella. Io sono dispiaciuto per quello. Io mi rammarico e do la più grande solidarietà alla professoressa, mia collega, che mentre si accingeva a raggiungere questa scuola, essendo ospite, ha avuto questi danni alla macchina. Saluto peraltro Muzio che mi ha accompagnato, sono andato preso, ma non adesso, dopo farà l'intervento che ci racconterà in seguito dei fatti molto importanti della resistenza. Voteremo sicuramente questa risoluzione, ma il cammino da fare è proprio quello di ricordare sempre. Grazie a tutti. Grazie consigliere Ciocco. A parlare con la persona c'è il numero. No. Tanto è la registrazione, perfetto. Allora io farò un discorso molto meno istituzionale.
parte metallista vista anche l'età. Io mi sono scritta qualcosa adesso velocemente, quello che probabilmente mi interessa è capire perché oggi siamo qui. Magari le vostre facce, le voci che fortuna, ti hanno dato un po' di scuola, poi siamo scappati per interrogazione. In realtà oggi è molto più di questo. Oggi è il giorno in cui si celebra l'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Magari ne avete già parlato con i professori, la religione ebraica è una religione molto interessante, è una religione per esempio per le ragazze che è matriarcale, si basa molto sulla figura della donna. Io insomma l'ho studiata e diciamo, il popolo ebraico è stato perseguitato. Pensate che nella seconda metà del 400, quando c'è stata la grande pestilenza in Europa, fu il popolo ebraico, anche in quel caso fu perseguitato. Ciò che oggi invece mi preme è farvi presente quello che significa e può significare oggi la Shoah. E ricordo perché oggi ciò che è successo non debba più succedere, non debba più succedere non solo nei grandissimi numeri, ma non debba più succedere nel quotidiano. Shoah significa odio, significa intolleranza, significa avere paura del diverso. E purtroppo oggi noi nelle scuole spesso assistiamo a questo, a una piccola Shoah nel momento in cui ci sono atti di bullismo, atti di razzismo. E quindi quello che oggi in poche parole vi vorrei dire è che noi facciamo tesoro di quello che è la memoria, di quello che è stato, e questo non ricarica più. Non ricarica più. E soprattutto non ricarica più e vi invita ad informarvi su ciò che succede nel mondo. Perché la Shoah è stato uno dei casi ed è stato forse quello che noi ricordiamo maggiormente perché ci ha visto coinvolti veramente da vicino, è stato solamente uno dei casi. Quindi noi oggi dobbiamo ricordare il Ruanda, quello che sono stati curdi, dobbiamo ricordare ciò che succede nel popolo sarau. E a proposito di quello che oggi la situazione di molti popoli, perché io credo che se oggi noi continuiamo a ricordare perché questo non debba più succedere, vi vorrei leggere alcune righe di Norman Frankenstein, che è, adesso capirete chi è, comunque è un ragazzo ed è una pistola sua famiglia terminata. E lui dice: a me non piace giocare di fronte al pubblico la carta dell'olocausto, ma adesso mi sento obbligato a farlo. Il mio defunto padre qua ad Auschwitz, la mia defunta madre presente nel campo di concentramento di Majdanek. Ogni singolo membro della mia famiglia, della parte principale di mia madre, è stato sterminato. Entrambi i miei genitori vedono fatta la rivolta del diritto di Varsavia ed esattamente esplicitamente per la lezione che i miei genitori hanno insegnato a me, ai miei due fratelli, che io non rimarrò in silenzio. Israele non deve comprendere e non considero neanche più spregevole tentare la loro sofferenza nei miei genitori e di loro martire per tentare di giustificare la tortura, la brutalità e la punizione del caso che Israele non solo commette contro i palestinesi. Pertanto io rifiuto di fare ancora il primitivo di giocare la realtà. Questo è l'ebreo che amo, quello che lotta per la libertà, per la libertà di tutti, quello che lotta per la giustizia di tutti, che non usa la tragedia personale di un popolo come arma di ricatto e dare di logica per una comunità. Questa è una persona, non un ebreo. E quello che oggi io vi voglio dire per concludere, non prenderò altro tempo, è che ricordiamo veramente che ciò che è successo non succederà più per nessun popolo e nessun angolo della terra. Grazie, consigliere Cofano, prego. A tutti, ammetto anche di essere un po' emozionato visto onestamente ho qualche anno più di voi, non tantissimo. Vorrei condividere con voi un esercizio di memoria, un esercizio storico che possiamo fare tutti insieme. Cosa sarebbe successo se 70 anni fa avessi vinto la parte sbagliata? Cosa vedremmo noi oggi? Cosa vedremmo? Noi oggi staremo tutti in divisa a fare le marcette, staremo a dire sì signore, a obbedire a qualsiasi cosa, staremo a dire tutti insieme che gli ebrei sono una razza inferiore e vanno eliminati. Questo staremo a dire se 70 anni fa fosse detto la parte sbagliata, se non ci fosse stato il 25 aprile, se non ci fossero stati partigiani di ogni colore politico, se non ci fossero stati gli alleati che hanno entrato insieme alla resistenza a questo paese, noi oggi
noi stare qua a dire questo. Se non ci fossero state queste persone che hanno sacrificato i propri affetti, i propri cari, i propri genitori, i propri figli, le proprie famiglie, per una disobbedienza di coscienza che hanno contribuito a liberare questo paese e a fondare l'Italia repubblicana. Per cui se non ci fossero stati questi elementi, noi oggi staremmo qui a continuare a dire che alcune razze sono superiori rispetto ad altre. Facciamo attenzione, perché se passasse ancora questo messaggio, noi oggi rischieremmo che non ci sarebbero differenze, che non esisterebbero le altre culture, che non sarebbe assolutamente contemplata la condivisione, la convivenza tra i popoli. Ma io farei un passo anche indietro rispetto a questo. Cos'è successo in Italia? Perché abbiamo avuto tutto questo? Non dobbiamo pensare che gli italiani 70 anni fa erano tutti contenti di quello che stava avvenendo. C'era una parte, sì, seppur minoritaria, che comunque plaudeva a quella tipologia di regime, ma c'era tutta un'altra Italia, c'era quella di maggioranza probabilmente, che viveva nell'indifferenza, viveva nella normalità, avevano assimilato nella loro cultura quotidiana che vedere deportato l'ebreo vicino di casa fosse normale e quindi non si indignavano. Questo è il pericolo maggiore. Vediamo cosa succede oggi. Noi rischiamo che una giornata come questa, fondamentale, passi inosservata o peggio ancora venga negata. Nel momento in cui continuano ad esserci diritti di serie A e diritti di serie B, noi oggi veniamo questa giornata quando un gruppo di ragazzi attraversa il mar Mediterraneo disperatamente per arrivare in Italia, per costruirsi una vita migliore, e muoiono nei nostri mari, o peggio ancora vengono rinchiusi nei centri di permanenza temporanea in condizioni disumane. Noi quando vediamo queste cose non ci indigniamo, non ricordiamo questa giornata. Neghiamo questa giornata quando un ragazzo, un coetaneo, si toglie la vita perché è omosessuale e non vede davanti a sé la possibilità di avere diritti uguali agli altri. Noi neghiamo questa giornata. La neghiamo quando un bambino rom è costretto a stare nei campi invece di poter andare a scuola. Noi neghiamo questa giornata. Per questo io penso che sia fondamentale è l'indifferenza che va combattuta, soprattutto da noi, dalle scuole, e le istituzioni si devono fare garante di tutto questo. Una giornata come questa, che può far sembrare un periodo di 70 anni fa, un periodo lontanissimo, ma in realtà ha ancora degli elementi purtroppo troppo vicini. La memoria sta in questo, sta nel ricordare non soltanto, ma nel fare proprio la possibilità di poter ricordare ancora un domani ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché questo non va dimenticato. Io ringrazio veramente voi tutti e sono piuttosto curioso e emozionato di sentire anche da parte vostra quali sono le vostre suggestioni e le vostre emozioni in merito a questo. Grazie a tutti e spero veramente che ci sia. Buongiorno a tutti, volevo condividere anch'io qualcosa che ho sempre fatto quando insegnavo a scuola per i miei ragazzi. E il 27 gennaio il mondo ricorda l'Olocausto, no? L'uccidio che ha sterminato in pochi anni 6 milioni di ebrei e non solo. Per chi è scomparso allo sterminio, per chi è scappato allo sterminio, per chi ha avuto parenti uccisi nei campi di concentramento, per chi si sente in qualche modo sopravvissuto all'eccidio, il ricordo imposto dal mondo, perché abbiamo ricordato che è diventata una giornata proclamata dall'ONU, una giornata di ricorrenza importante, quindi il ricordo imposto dal mondo non è affatto necessario alla memoria. Loro, malgrado i fatti, continuano a bussare alle porte del nostro presente.
deportazione e dello sterminio è una storia europea, dove gli ebrei hanno solo avuto il ruolo di vittime, non certo quello di protagonisti. Siamo noi europei che dobbiamo ricordarli come parte del nostro passato. Scrive Christopher Wilkins: senza la memoria il tempo non può esistere. In fin dei conti è la nostra percezione dei cambiamenti a scandire il passare del tempo, ma senza la memoria qualsiasi cambiamento sarebbe impercettibile. Purtroppo la giornata della memoria viene sempre vissuta come una specie di risarcimento, un omaggio reso agli ebrei, facendo finta di non sapere che il delitto dello Shoah è imperdonabile e non c'è nulla che possa valere neanche il suo parziale risarcimento. Ogni anno, come oggi, le scuole e le istituzioni si adoperano per trovare qualcosa di originale per celebrare la giornata della memoria, che per noi deve essere una ricorrenza vera e propria, non un dovere, non un atto di maggio. Così ricordare non basta, è necessario accostare alla memoria della tragedia la cultura della condivisione, che considera la diversità ricchezza da accogliere e non da combattere. Insegnare a non dimenticare dovrebbe eliminare l'odio verso il diverso, che poi in realtà è l'odio contro se stessi, contro qualcuno che mette in crisi la nostra identità, dimenticando che l'altro siamo noi. È necessario che si impegni a farlo anche la politica, che deve far da esempio ritrovando il senso dello stare insieme, della condivisione, del confronto civile e democratico, più che dello scontro e dei toni esasperati, combattendo quelli che vorrebbero disumanizzare un mondo che appartiene a tutti. Ed in questo ognuno di noi deve sentirsi impegnato in prima persona. E concludo con un invito a voi ragazzi: combattete anche le battute, anche le barzellette, che magari ci sembrano diverse, ma in realtà iniziano a identificare l'altro come diverso da perseguitare. Grazie, consigliere Marcotti. Consigliere Marcotti. Buongiorno a tutti. Io non voglio fare interventi perché ho visto che già i miei colleghi sono stati abbastanza chiari nell'esprimere quello che è successo. Quindi chiedo alla Presidenza, se rispettando magari cosa è stato fatto all'inizio, un minuto di silenzio, veramente per commemorare questa giornata che ha lasciato un segno a tutta l'umanità, dove è stata la più grande tragedia mai effettuata dall'uomo, dall'essere umano, quella tragedia che è successa e tutti pensano che non possa succedere, può succedere ancora, può succedere perché anche se sta succedendo in modi diversi, in modalità diverse, in tempi diversi, in alcune parti del mondo sta succedendo. Sta succedendo dove magari per politica, perché un pazzo, perché qualcuno vuole imporre le proprie idee o vuole distruggere un popolo, sta succedendo. Voi, quello che dico sempre, voi siete il motore del domani, e come tutti i motori hanno bisogno di carburante. E qual è il carburante migliore? È quello della memoria, dei ricordi. Ricordarvi quello che è successo. E quello metterti in guardia per quello che può succedere. Può succedere in un momento
che nessuno si aspetta, come è successo con l'Olocausto, nessuno si aspettava una cosa del genere. Purtroppo, come ha detto il consigliere Bovaro, vedere portare il vicino soltanto perché era ebreo. Pertanto non c'era una ragione, ma era ebreo, pertanto doveva essere portato via. Oppure perché era un romano, era un comunista, era un valido, era un cedro, doveva essere portato via. Poi quello che è successo, la cosa che mi ha meravigliato, penso che mi meraviglierà anche voi leggendo questi libri, è il modo come veniva fatta passare, cioè come se una cosa non esistesse. Cioè c'era un campo che si preparava allo sterminio e c'erano altri che facevano vedere che invece c'era una musica, c'erano i bambini che parlavano, cantavano. Quindi l'assurdità non era una cosa che era così. Era il male assoluto. E il male assoluto non può essere descritto perché è un male assoluto. Pertanto in questo momento chiedo soltanto a tutti quanti, se la Presidenza è d'accordo, un minuto di silenzio per commemorare questa giornata. Grazie. Ciao, sono molto in silenzio alla fine degli interventi. Prima di dare la consigliere lei vi prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ecco, in questo momento era capitato davanti a voi un libro che poi è diventato anche un film a cui tengo tantissimo, che è Il bambino del pigiama Rive, spero che molti di voi l'abbiano visto, perché è un film che coglie finalmente il senso di quello che stiamo dicendo qua un po' tutti. Due bambini uguali che visitano un mondo vicino vestiti diversamente ma uguali che parlano. Questo significa le due cose principali che stiamo ricordando oggi. Uno, l'incontaminazione dei più giovani davanti al fenomeno delle ideologie, delle sovrastrutture adulte. Infatti i bambini pensavano che si stava giocando, non pensavano alla mostruosità che c'era né da una parte e né dall'altra. Per questo l'importanza di andare nelle scuole. E questo ringrazio il lavoro fatto dalle commissioni di appartenenza. Perché i giovani siete ancora in grado comunque sia di modificare determinate cose che poi sia nel presente che nel futuro questa città, questi municipi, questo paese può non ricascare su delle devastazioni come queste. E in particolar modo oggi anche la giornata, questo è il secondo punto, non solo della memoria ma delle diversità, del rispetto del diverso. E questi erano due bambini uguali, soltanto divisi appunto da una casacca, da una diversità che probabilmente non gli apparteneva neanche. E questo è importante, il secondo punto, perché la giornata della memoria va tradotta nella quotidianità, come hanno detto tanti altri consiglieri, perché se no non ha senso, se non solo i massimi magari sistemi che noi pensiamo a livello globale. E invece va tradotto a livello quotidiano, con quello che ci sta accanto, va tradotto nella diversità religiosa, nella diversità dell'essere, nella diversità sessuale, nella diversità di colore. Va tradotto in ogni diversità, perché tutte quelle diversità messe insieme furono schiacciate nel giorno appunto in cui ricordiamo, ma vengono schiacciate continuamente ogni giorno ancora oggi, nel quotidiano, nelle case, nelle violenze, nelle strade, nelle scuole, nei posti che pensiamo proprio quelli istituzionali. E quindi è giusto che con fermezza oggi in un'istituzione di giovani come quella della scuola si riaffermi questa giornata, e per questo ringrazio tutti voi. Grazie. Abbiamo terminato l'intervento dei gruppi politici, dei consiglieri, raccolgo l'invito della città consigliere Patronova, prima di sospendere il consiglio e dato la parola diciamo, ai studenti, insegnanti, associazioni, facciamo questo momento di raccoglimento del consiglio.
sospendiamo il consiglio e diamo la possibilità che il giorno di intervenire, e mi raccomando, diciamo di stare nei tempi, almeno 5 minuti massimo per l'intervento. Cioè, lei nel congresso c'ha un microfono, quindi chi vuole intervenire, portato insomma alzare la mano e facciamo. Prego. Sono stata in Italia per il supporto di un'altra. Sabato 25
voglio riflettere un po' su quest'idea del diario. Per una come me scrivere un diario fa un curioso effetto, non soltanto perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più tra di me, io e altri, potremmo trovare interessanti i svolti della scuola dei presi dei 10 anni. Però a dire il vero non è così, non è di questo che si tratta. A me piace scrivere, soprattutto a dire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondi completamente. La carta è più paziente degli uomini, rimuginavo dentro di me questa massima in uno dei giornali un po' malinconica, mentre sedevo appoggiata con la testa tra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo con rimanere nello stesso posto, a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente, siccome non ho fatto intenzione di farmi poi leggere ad altri questo modello, rileggo dei cartoni che dei regali di cartoni che portano il pomposo nome di diario. Salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che sia veramente un amico o un'amica. Così la faccenda non riguarda nemmeno. Ecco che appunto da quello che sto leggendo questa idea del diario. Io non ho un'amica. Per essere chiara devo aggiungere una spiegazione. Già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia solo un amico. Neppure questo è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Conosco, tutto sommato, una ventina di ragazze. Alcune delle quali potresti dire che sono mie amiche. Un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi se non possono fare altrimenti in classe cercano di afferrare la mia immagine senza che sia uno specifico passante. Ho dei parenti, care zie e care zie. Un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla, salvo l'amica. Con nessuno di miei conoscenti posso fare altro che chiacchierare e parlare all'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più niente punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia, comunque è una realtà ed è un peccato non poterci fare nulla. Perciò questo diario ha lo scopo di dare maggiore rilievo nella mia fantasia di idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come potrebbe fare qualunque altro, ma farò del mio diario l'amica e l'amica si chiederà a Kitty. Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembri troppo spinta e grossolana, bisogna che prima racconti brevemente la storia la storia della mia vita, sarebbe sebbene a malincuore. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Maruna nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno. Venni poi io il 12 giugno 1929 e siccome siamo ebrei, morì nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della Travis and Boone. Questa è una poesia prima scritta. Questa è in stretta relazione con la Linda Golem e C, che ha sede in questo sottufficio, il mio papà è socio. Non si tratta di discorsi di un'unità di razza, perché la razza della famiglia è rimasta in Germania, non fu risparmiata dalle leggi antisemitiche di vita. Nel 1938, dopo il popolo, fuggirono i miei zii, fratelli e mia madre, che si fossero risalto negli Stati Uniti. La mia vecchia nonna non era qui. Aveva ancora 73 anni. I bei tempi finirono nel maggio 1940. Prima la guerra, la rapida detenzione, l'invasione tedesca, poi cominciarono le sventure per gli ebrei, le leggi antisemitiche si seguivano l'una all'altra, gli ebrei devono portare la stella giuraria, gli ebrei devono consegnare le biciclette, gli ebrei non possono salire in tram, gli ebrei non possono più andare in auto, gli ebrei non possono fare acquisti che durano dai 3 ai 5, soltanto per il scritto bottega ebraica, gli ebrei dopo le 8 di sera non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino e in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema e in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto, perché non possono frequentare piscine, campi di tennis o giochi, eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa dei cristiani. Gli ebrei devono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità di ancora di limitazioni del genere. Così trascorreva la nostra piccola vita. E questo non si poteva e quello non si poteva. Giochi è sempre contro di me. Non posso fare niente con te, perché ho paura che non sia permesso. La nostra libertà è comunque assai ridotta, ma si può ancora resistere. Grazie. Noi avevamo parlato di un progetto, il progetto Memoria, che portiamo avanti dallo scorso
con un viaggio organizzato dal Comune di Roma ad Auschwitz, alla quale hanno partecipato sei ragazzi della nostra scuola. Allora, ritorno, ci siamo resi conto di quanto poco conoscessimo di un argomento di così vitale importanza e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso che è durato tutto lo scorso anno scolastico, basato su ricerca e approfondimenti. Alla fine, a maggio, il nostro lavoro si è concretizzato in questa installazione che è stata esposta al Vittoriano, al nostro sulla Shoah, insieme ai lavori di altri ragazzi. È composto da tre sagome che rappresentano le figure del perseguitato, del persecutore e del giusto, e sottolineano il nostro interesse per la persona, per coloro che hanno vissuto queste esperienze e poi le raccontate. E ora passo la parola ai miei compagni che racconteranno più dettagliatamente. Salve a tutti, sono Daniele Fiorentini, sempre dell'Istituto Russell. Approfondire soprattutto la figura del perseguitato, che è quella centrale, dove sono annesse alcune frasi celebri, e quella che mi ha colpito di più è stata quella di Jean Perrin, dove sottolinea che è stato torturato, rimane torturato. Jean Perrin è appunto nasce a Vienna nel 1912 e si sposta in Belgio, dopo che l'Austria è stata annessa alla Germania. Dopodiché viene torturato sempre in Belgio e deportato da Francia, liberato nel 1945. Ora, i perseguitati non tutti hanno la forza e la volontà di poter condividere le proprie esperienze, perché alcuni si trovano a disagio. Loro non hanno né la soddisfazione né il bisogno, e diciamo questo bisogno non coincide con una liberazione interiore. E soprattutto noi dobbiamo prendere tutte le testimonianze che ci raccontano, tutte le esperienze e farne tesoro, cioè acquisirle poi da destinatari e diventare gli stessi testimoni, per poterle poi raccontare, riferire alle generazioni future per non dimenticare, ma per poter ricordare. Grazie. Salve, sono Lorenzo Grimaldi dell'Istituto Russell. Io approfondisco la figura del persecutore e inizio parlando di un genetista e scrittore contemporaneo italiano, Guido Bambina. Questo genetista ha provato a dimostrare che la concezione delle razze umane è derivata solo da fattori psicologici che non hanno affatto scontri in ambito scientifico. Questo pensiero nella Germania nazista sarebbe stato subito accantonato, perché all'epoca la genetica era ancora una scienza giovane e ci si basava su fattori prettamente socio-culturali e morfologici. Detto questo, una persona che vive nella Germania nazista del primo 200 trova perfettamente plausibile una teoria come quella delle razze umane. Esistono razze umane. E quindi la figura del perseguitore non è solamente quella del tedesco nazista, ma chiunque accetti questi precetti pazzi. Potremmo comunque delineare la figura del perseguitore come, grazie a un pensiero di una filosofa ebraica, Hannah Arendt. Dopo aver assistito al processo Eichmann, decide di fare il suo pensiero della banalità del male, da cui scrisse un libro. La banalità del male, afferma lei, è questa concezione del persecutore come non una persona demoniaca, l'incarnazione del male, ma più che altro come una persona semplice, che non ha idee e ha solo voglia di seguire un determinato pensiero politico senza pensare alla propria destra. Grazie a questo progetto ci siamo tornati spesso a confrontarci sull'origine del male e la sua responsabilità. Siamo arrivati alla conclusione che le origini del male sono nettamente due: la
ignoranza, in questo caso genetica, scienza della genetica, e il secondo punto è quello della voglia spudorata di seguire il pensiero politico, filosofico, sia che morale o immorale. La responsabilità del male non possiamo attribuirla a una sola persona, di cui il solo popolo, di cui tedeschi. Infatti troviamo quel coinvolgimento italiano che vede l'Italia dotata un megalomane tipo Mussolini che vuole attaccare la convivenza politica il suo alleato Hitler, e per questa fedeltà spudorata vengono promulgate le leggi razziali del 38 e conseguentemente il manifesto della razza. Quindi questi eventi alla fine servono per farci riflettere sulle nostre fragilità, quelle che ci portiamo dentro, ma soprattutto sui valori fondanti che abbiamo dentro ognuno di noi, quali la conoscenza, che devono fare da antidoto alle barbarie di coloro nostri. Grazie. Sono Elisa Macella, sempre del RAS. Oltre al perseguitore e al perseguitato, ci sembra opportuno ricordare anche la parola del giusto, che è quello che vedete sulla sinistra. Per giusto in generale si intende chiunque si sia battuto per la difesa dei diritti dell'umanità contro la violazione di ogni tipo di libertà, in maniera del tutto disinteressata dal punto di vista pratico. Per quanto riguarda la Shoah, definiamo giusto tra le nazioni un non ebreo che si sia battuto per la salvezza anche di una sola persona ebraica. Il massimo riconoscimento che un giusto può avere è entrare a far parte del giardino dei giusti all'interno della Yad Vashem, istituito nel 1960, 5 anni dopo lo Stato di Israele, proprio per commemorare la Shoah di Israele. Chi ottiene questo riconoscimento vede il suo nome inciso sul Monte della Rimembranza, ai piedi degli alberi che compongono il viale dei giusti all'interno dello Yad Vashem, un viale che oggi è diventato un bosco. Non dobbiamo però considerare il giusto come una persona del tutto distante da noi. Se ci pensiamo, anche gli uomini italiani che conosciamo bene, come Carlo Azeglio Ciampi o Gino Bartali, hanno ottenuto questo riconoscimento per aver salvato centinaia di ebrei. Infatti ha riconosciuto il riconoscimento del settembre scorso, proprio perché durante il 1943 trasportava all'interno dei tubi della sua bicicletta documenti falsi per persone ebraiche da Firenze ad Assisi. L'anno scorso abbiamo analizzato il nostro progetto molte figure dei uomini giusti e abbiamo scritto anche i nostri pensieri. E il pensiero che vorrei leggervi adesso è di un mio compagno di classe, Angelo, che purtroppo oggi non è con noi. Ci sono uomini che vanno ricordati per la grandezza dei loro semplici e spontanei gesti, per la capacità di saper reagire a ciò che la vita non ha davanti, aprendo gli occhi e combattendo per ciò che ritengono veramente giusto, indipendentemente da tutti e tutto. Basterebbe prendere esempio da lui per far sì che il nostro sia il mondo migliore. Salve a tutti, io sono Vincenzo Moretto, sono qui per passare. Io non è tanto analizzare una lingua in particolare, ma più che altro fare grazie. Allora, è stato coraggio che non ha portato ai giusti a salvare anche solo una vita umana e da rischio la propria. Per me no, è stato interesse, però un interesse particolare e innato, che non si può né cercare né imparare. È un interesse che troverà all'interno di ognuno di noi e che soprattutto ci porta a sentirci appartenenti a una comunità, a un mondo che fa parte di persone e che ci porta a vedere in ognuno di noi una parte di noi stessi e che soprattutto ci porta a salvare, a portarlo in aiuto, a riuscire ad arrivare, a portargli una sorta di conforto. Per me, salvare anche solo la vita umana, vuol dire salvare l'intera umanità, come diceva Steven Spinoza, perché è un dono quello di sentire
la forza di cui è umanità a questo assegno. Tanto per citare una persona a caso, diciamo, Dylan, che è un cantatore, ma secondo me poeta americano. Quante morti ci vorranno? Ma che anche solo una riesca a capire che le morti sono troppe. Soprattutto, tanto per citare un'altra persona a caso, io ho un sogno, cioè quello che finalmente potrò dire di far parte di un mondo che non giudica una persona per la propria inclinazione sessuale, per la propria condizione religiosa, ma che soprattutto si fa da fare per creare un mondo migliore e per far parte di una comunità e di un'umanità migliore. E questo era l'obiettivo di Giusti, quello di non sentire l'interesse proprio, ma l'interesse mondiale, cioè un interesse che porta ad un mondo migliore, andando contro quei precetti che purtroppo esistono ancora oggi. E io onestamente mi sento indignato nel vedere persone che ancora condividono quegli ideali e che soprattutto ancora fanno di tutto per portarli avanti. Se un giorno riusciremo ad aiutare il prossimo senza guardare a quello che fa, a quello che crede, a quello che porta avanti nella propria vita, adesso potrò dire di appartenere a un mondo vero, è un mondo in cui non esistono differenze, ma in cui le si aiutano a crescere queste differenze per aumentare la nostra cultura e soprattutto il nostro interesse a tutto il mondo. Grazie. Grazie.
per me. Sono contento, sono scherzo. Ho fatto la bella liberazione, c'erano i nostri anni, c'erano 17 anni, quando sono dovuto scappare da Roma perché c'erano i tedeschi, perché c'erano i fascisti che ci chiamavano, ci portavano via. Allora, alla vostra età, io ho capito che cosa voleva dire libertà. Voleva dire avere libertà dal bisogno, non andare a piattire il lavoro, non andare a piattire l'istruzione, perché la realtà vostra me l'hanno negata l'istruzione. Una volta andare a scuola era un privilegio che io non potevo permettermi, perché nella mia famiglia non mi dava, non aveva la possibilità economica di mandarmi a scuola, perché la scuola era per i ricchi. Ora questa libertà è fondamentale oggi. Oggi è fondamentale proprio, perché andare a scuola vuol dire imparare a conoscere la vita della gente, la vita delle persone, la vita di chi sta male, di chi sta peggio di noi. Questa è la libertà di conoscere. Io ho combattuto e ho ancora le ferite addosso contro i tedeschi, contro i fascisti che venivano al mio paese a prendere i ragazzi per portarli dove? Per portarli a combattere, a uccidere altre persone che non erano i nostri nemici, perché i nemici nostri chi sono? Quelli che ci vengono in istruzione, questi sono i nostri nemici. Questo che vogliono che noi la pensiamo come loro, come il mio universo. Io voglio pensare a come voglio io. Io voglio avere il mio credito, la mia sessualità, tutto ciò che è il mio interesse, che è libertà, purché non è la libertà degli altri. Questo invece loro volevano toglierci la nostra libertà. Volevano pensare, io mi ricordo che mi chiedono, io mi ricordo di dire un tempo, che era l'autarchia. E siccome era nel 1942, con la mia testa credevo che l'autarchia fosse un male, perché il commercio dovrebbe essere libero. Il professore mi disse, ma questo tempo io ti boccio, perché non la pensi come me. Quindi devo pensarla come lui, devo tagliarmi la testa e mettermi una scuola in testa. Questa è libertà, signori. Io sono vecchio, sono anziano, sono il 26, però mi piace dirvi a voi che cosa è stato, per poter ricordare o fare gli stessi errori che abbiamo fatto, che hanno fatto i nostri padri, che hanno caduto in ciò che facevano i tedeschi, in ciò che facevano i nazisti, in ciò che facevano i fascisti, che venivano alle nostre case, prendevano i nostri padri, gli erano morti di vicino. Questo è successo. Questo è successo e questo non deve più succedere. E ricordare che quando c'è stata il ventennio fascista, noi cosa abbiamo con il fascismo? Cosa abbiamo fatto? Siamo andati in Etiopia, abbiamo mangiato i neri, siamo andati in Albania, li abbiamo presi, siamo andati in Australia, ci abbiamo preso con i neri, abbiamo usato in Francia a soffocare la libertà degli spagnoli. Questo è successo. E bisogna ancora non essere visti. Perché non succede più? Perché non succede più le guerre, comunque sia, non sono guerre necessarie, la guerra non è mai necessaria. Il ragionamento, la convinzione, questo sono necessario, ma non la guerra. Scusatemi se sono tenuto con voi. La libertà
che parola bella, però non era bella quella parola, perché noi scappavamo sempre, oppure dobbiamo aiutare qualcun altro, eravamo noi che dobbiamo aiutare, le persone anziane che non potevano andare a pulire, non potevano andare là, siamo noi che si battavamo, che si battiamo per poter ottenere. C'è una cosa che voglio ricordare, questa siamo sentito. Nel 35, nel 38, nel 38, non è stato più permesso agli ebrei di frequentare la scuola. Non è stato più permesso, perché loro non dovevano imparare. Era gente che non doveva esistere, e questo non è il concreto. La vittoria è questa qui, quello che voi adesso avete una grande vittoria, ve la dovete mantenere la scuola, e la scuola è vostra, ricordatevi sempre che la scuola è vostra, la scuola vi insegna certe cose, o buono che siete voi che dovete fare una certa selezione. Ricordate la persona che avete vicino, aiutate quella persona. Io sono un sociale, sono un grande sociale e ancora combatto con il sociale, sono anni e anni che combatto con il sociale, ma lo vorrei anche noi da ragazzi, voi ragazzi che combattete il sociale, voi dovete aiutare tutti quanti, dovete pensare che ci sono delle persone che sono superiori a voi. Non è vero. Nessuna persona è superiore a noi. Potrebbe essere superiore a Dio e altre cose, ma non superiore a noi di cervello. Io vi ho detto una parola che forse non dovevo dire, che la memoria non la voglio più ricordare, perché per me la memoria è tutti i giorni, questa è la cosa. Non voglio ricordare che quello che è successo prima sta succedendo adesso, in questo momento sta succedendo. E sapete queste cose che sta succedendo adesso? Era bella, una cosa brutta, io ancora ho nelle orecchie le bombe che cadevano, io mi trovo a San Lorenzo quando è stato il bombardamento. Ancora ricordo quelle cose là, ricordo il cimitero sotto sopra, ricordo la gente che scappava, la gente che piangeva, che cercava i figli, che cercava altri. Ricordo tutto. Ecco che non riesco a dormire, io soffro e sto ancora, soffro ancora, le lacrime io ancora devo soffrire, ma devo soffrire per voi. Io ai miei figli ho detto tutto cosa devono fare, cosa devono fare, poi sono loro che ci diranno la strada, anche ai miei nipoti, con la speranza che scelgono la strada giusta per tutti quanti. Ricordate che tutti nascono buoni, poi diventano cattivi. Allora cerchiamo di non far diventare cattivi. Stiamo vicini a questa gente qua. Cerchiamo di aiutare i nostri compagni. Il compagno di banco ci chiede un aiuto. Diamoglielo. Noi lo diamo, diciamo no, non ti voglio dare che tu non studiamo, se andate per tutti. No, cerchiamo di stare vicino. Cerchiamo di aiutare tutti quanti. Cerchiamo di associare i nostri professori. Almeno un male. Sono loro che ci insegnano la vita, il modo di vivere e il modo di andare avanti. Questa è la mia vita. Clarissa Vincola SS, non so chi la conosce, voi conoscete il film di Vincola? Sì. Siete iscritti? Bene. Allora,
Lei è anche l'autrice di Donne che vivono con i lupi. Qualcuno l'ha letto? Ecco, allora vi consiglio di leggere. E hanno detto delle cose bellissime, io piango tutto il tempo, perché ho immaginato le persone nel momento della sofferenza. E credo che sia importante che noi tutti ci educhiamo ad esternare le emozioni, i sentimenti, altrimenti a volte può capitare che sboccino in aggressività e violenza. Quindi non dobbiamo avere paura di far vedere la nostra fragilità. Allora Clarissa dice: amici, non disperate, siamo fatti per questi tempi. Ho parlato con tante persone recentemente che sono profondamente, completamente spaesate. Si tormentano preoccupate per il modo in cui vanno le cose oggi nel mondo. La nostra è un'epoca in cui quotidianamente troviamo motivo di essere sconvolti e spesso ha ragione. Furibondi, per atti che ancora e ancora vanno contro a ciò che davvero importa alle persone assennate, a chi guarda verso le future generazioni. Avete ragione a pensarla così. Le scintillanti fortune accumulate tramite atti terrificanti compiuti contro i bambini, gli anziani, la gente comune, i poveri, contro chi non ha potere, non ha difese, lasciano senza fiato. Eppure io vi incoraggio, vi chiedo a voi, con gentilezza, non prosciugatevi lo spirito gridando al vento la fatica di vivere in questi tempi. Soprattutto non perdete la speranza, perché il fatto è che noi siamo nati per vivere in questi tempi. Sì, è così. Sono decenni che impariamo, sperimentiamo, facciamo pratica, ci alleniamo per questo. Stavamo aspettando di incontrarci in questo punto, in questa storia. Io sono cresciuta sui grandi laghi, conosco le navi e so dirvi se uno scalo resisterà alle onde. Se parliamo di spiriti consapevoli, nel mondo non ci sono mai stati tante navi né abili naviganti come oggi. E sono navi cariche di provviste, di risorse, che possono comunicare tra loro più e meglio di quanto sia mai successo in tutta la storia dell'umanità. Spingete lo sguardo oltre la vostra prua. Vedrete milioni di barche, di anime coraggiose che navigano con voi. E se le plance tremano a ogni onda in questa tempesta, vi assicuro che prua, timone e albero maestro vengono da una foresta più grande di noi. Legname forte, durevole, fatto per resistere ai venti, alle correnti e per tenere salda la rotta, avanti tutta nonostante tutto. Sempre nel tempo voi si tende a rovellarsi su quello che non va, quello che resta ancora da riparare. Non dateci troppa attenzione. Si tende allo stesso tempo ad accasciarsi al pensiero di ciò che è al di là della propria portata, a tutto ciò che non si può fare. Non dateci troppo peso. È come sprecare il vento senza stendere le vele. C'è bisogno di noi, sappiamo solo questo. Incontriamo resistenza, ma incontriamo anche coscienze più grandi di noi che ci danno il benvenuto, ci amano, ci guidano e le riconosciamo al primo sguardo. Non è detto che ci credevi? Non è detto che avresti prestato ascolto a qualcosa di più grande di te? Non hai chiesto una guida? Non ricordi che essere guidati significa accettare il destino al di fuori di noi stessi? Non sta a noi riparare il mondo tutto di un colpo, ma sta a noi allungarci, a riparare quel pezzetto di mondo che riusciamo a raggiungere. Ogni cosa piccola, determinata e calma che può fare una coscienza per aiutarne un'altra, per sostenere un piccolo pezzo di questo povero mondo sofferente, aiuta immensamente.
non possiamo sapere quale azione, fatta da chi, realizzerà la massa critica che cambierà la rotta, determinando un cambiamento durevole. Ci sono sempre momenti di sconforto. Io stessa non ho mancato di disperarmi in tanti passaggi della vita, ma non riservo alla mia tavola una sedia per lo sconforto. Non mi chiedo di fermarsi ancora un po'. Non mangiamo dallo stesso pianto. E la ragione è questa. In ogni fibra del corpo io so, come sapete anche voi, che non può esserci sconforto se ricordiamo che siamo sulla terra. Qual è il nostro scopo? Di cosa facciamo parte? Le parole che diciamo, le azioni che compiamo, non sono solamente nostre. Sono parole e azioni di tutto che ci ha portato qui. Con questo in mente, spero che scriviate nelle vostre case queste parole. Quando un grande vascello è al porto, all'ancora, è al sicuro, non c'è dubbio. Ma i grandi vascelli non sono stati costruiti per restare in porto. Vincenzo Zaragat del liceo scientifico Vernace della Montana. Discorso perché ho sentito il bisogno di esporvi il mio pensiero. Oggi si è parlato di come il giorno della memoria serve a tutti. Onde evitare di commettere gli stessi errori e di come sia necessario ricordare gli ebrei giustamente perseguitati, di come questi eventi non debbano più ripetersi, tutte cose giuste. Ma purtroppo ho notato che non si è parlato di quello che sta succedendo in Palestina, dove Israele sta commettendo lo stesso errore, ovvero quello di negare la libertà all'intero popolo. Credo che per non commettere di nuovo gli stessi errori sia necessario non solo per dare ciò che è successo, sia necessario non solo ricordare ciò che è successo, ma anche ciò che sta succedendo. Un antifascista sotto un paese.
partigiano. Per dire che cosa? È da pensare un attimo come è potuto succedere questo. I ragazzi dell'Assemblea hanno fatto degli interventi, dal mio punto di vista, estremamente importanti e seri. Ma non ne ho dubbio, io sono venuto da voi nel 2010 e conosco questo liceo, ma anche gli altri, non è che sto facendo una graduatoria di merito, perché ognuno di voi ha portato qualcosa di importante in questa discussione. Però io voglio dire questo, come è potuto accadere in quel paese che era la culla della cultura europea? Ricordiamoci in quel paese, in quel periodo storico, quali filosofi, quali artisti, quali persone c'erano. Eppure lo hanno fatto. Hanno fatto una cosa orribile. Per esempio, quando fu liberato il campo di Cuba, che era vicino a Weimar, gli americani hanno chiamato i cittadini di questa città, l'hanno portato a vedere il campo. Non ci credevano, gli hanno detto no, questo l'avete fatto voi. L'avete messo voi per denigrare la Germania, cioè per dire che cosa? Loro stessi facevano fatica a capire. Loro, e qui qualcuno prima ha ricordato l'eutanasia, quel paese lì è stato capace dal 34 al 36 di uccidere più di 100.000 disabili, bambini la maggior parte. C'è un castello in Austria chiamato il castello di Altheim, che se lo vedete è il castello delle fiamme. Bello, bianco, le buie, bene, lì portavano i bambini disabili fino a 5 anni di età, facevano gli esperimenti, poi li impiccavano e li mettevano nei forni crematori. Dopo ci hanno portato gli oppositori del nazismo, tutti coloro che erano contrari al nazismo. Quindi, per capire quello che cosa stava succedendo in questo nostro mondo, in questa nostra Europa, fanno bene le piazze ad approfondire, a conoscere meglio quello che anche perché se no non ci vediamo, non ci spieghiamo. Cioè noi non è che siamo meno colpevoli dei nazisti, perché qui è stato ricordato, le leggi razziali hanno prodotto dei danni irreparabili nel nostro paese. Ragazzi con i quali eravate fianco a fianco a noi, che erano fianco a fianco a scuola, che improvvisamente venivano portati via. Famiglie intere, portate ad Auschwitz, e casate, e poi portate di loro. E questo è stato fatto grazie alle leggi nazionali. E voi sapete che l'Italia aveva più di 50 campi di concentramento, aveva 4 lager, uno di questi era adibito anche al confinatorio, era il campo di Trieste, un campo tristemente famoso, dove sono morte molte persone, si parla della cifra ipotetica, non lo so, non è stato fatto un conteggio, però si parla di 5.000 morti. Di sera senza oppure Bolzano, il campo di Bolzano, nessuno lo sa, era un lager dove sono state portate migliaia di persone, il campo di Fossoli e il campo di Borgo Sant'Almazzo, vicino a Cuneo. Bene, questi erano i campi di transito dove portavano le persone ad Auschwitz, maggiormente, ma a Mauthausen, a Ebensee, Bussen e il mare parte. Allora l'Italia ha contribuito a questo, forse lo so. Ma io credo che noi dobbiamo oggi non avere, come dire, odio di parte, personalmente non odio nessuno, però è giusto che si faccia luce su quello che è stato quel periodo storico, le responsabilità, perché è avvenuto. Non si può far finta che non è successo, purtroppo è successo. E allora io credo che c'è solo una, la cultura. Io sono profondamente convinto, la cultura, la conoscenza non deve essere, come dire, una coercizione intellettuale o politica, assolutamente. Ognuno deve essere libero di scegliere qual è la sua identità, sia politica che religiosa. Però per me ha il dovere di conoscere, e per conoscere ce ne sono i mezzi. La scuola sta facendo un lavoro straordinario, lo devo riconoscere. Perché io vado spesso nelle scuole e vi garantisco che sono dei professori o dei maestri che si impegnano molto su queste tematiche. Non posso dire la stessa cosa del Ministero, perché probabilmente
hanno programmi talmente grappasti che forse danno un riferimento su questa parte della storia che secondo me invece va maggiormente affrontata e produrre documenti da portare ai studenti. Quindi per farla breve, una cosa troppo lunga, io credo che la cultura è l'antidoto all'ignoranza, alla sopraffazione, alla violenza, perché questo è stato quel periodo storico. E quindi con la cultura probabilmente riusciamo a sconfiggere questo mostro a terra in testa. Grazie per quello che mi avete fatto. Quindi io vi lascio solo un pensiero che mi colpisce spesso e che cerco di tenere presente rispetto alle cose che faccio, si attribuisce a Martin Luther King come pensiero e dice più o meno, dice così, dice: non mi spaventa la crudeltà e l'ingiustizia degli ingiusti, ho molta più paura del silenzio degli onesti. Questo perché, come si evince da tante delle cose che sono state dette oggi, tutto ciò che è successo perché forse la maggioranza degli esseri umani, forse la grande maggioranza degli italiani, forse anche la maggioranza dei tedeschi, non avevano in cuor loro desiderio di crudeltà e barbarie, ma in qualche modo hanno taciuto, hanno visto poco, hanno cercato poco di contrastare quello che stava succedendo. Non succede solo loro, succede oggi, tutti i giorni. Le telecamere l'altro ieri notte hanno ripreso sotto i portici di Genova dei ragazzi incappucciati e armati di spranghe che avevano pistato a sangue dei coscianti che dormivano sotto i portici. Succede, e può succedere nel silenzio di tutti, succede a Roma tutti i giorni, succede in tutte le città italiane. Non succede solo nelle guerre etniche in giro per il mondo, succede in Italia. Quindi quello a cui vi invito è: non tacete di fronte alle ingiustizie a cui potete assistere tutti i giorni, dalle piccole che succedono a scuola ogni giorno a quelle più significative e pericolose che succedono in altri contesti. Questo è il ruolo che ognuno di noi e di voi può giocare in questa società affinché il giorno della memoria abbia un senso. Rispetto a questo vi invito a cogliere le occasioni anche per conoscere non solo la storia ma anche i personaggi e i testimoni che ancora sono con noi e ancora ci possono raccontare con il vivido ricordo quello che hanno vissuto e per lasciarvi delle emozioni e delle suggestioni a partecipare agli altri incontri e alle altre iniziative che noi abbiamo organizzato per la memoria, in particolare l'assessorato delle politiche sociali. Oggi l'assessore non c'è perché non stava bene, ha organizzato 4 incontri in collaborazione con la biblioteca di via La Spezia e altre realtà, quindi diciamo incontri che avvengono a titolo volontario a costo zero, senza necessità di impegno di risorse, che si chiamano percorsi di memorie, che iniziano oggi pomeriggio alle 17.30 alla biblioteca di via La Spezia con un incontro che si chiama, probabilmente preso dal brano di Primo Levi, si chiama Come una rara d'inverno, e parla degli sguardi di genere sulla decontazione politica e razziale. Sono
sono quattro incontri che vanno a toccare soprattutto il tema sociale della deportazione e degli stermini accaduti durante diciamo, l'emanazione delle leggi razziali. Sono incontri tesi a porre l'accento e il ricordo e la memoria su quanto le minoranze sono state vittime di discriminazioni e sterminio, perché non c'è solo quello dei libri di storia, ma lo sterminio è avvenuto in tanti diversi vivoli, in tante diverse situazioni, e solo avendo una visione completa ci fa capire quanto possiamo essere tutti testimoni e tutti messaggeri del futuro in cui questo non avvenga più, proprio un altro tempo. Vi ringrazio, ringrazio tutte e quattro le scuole che si potranno avvisare in poco tempo, hanno partecipato portando testimonianze e contenuti. Per noi è stato importantissimo che voi ci foste e foste presenti con qualità, quindi grazie. Insieme a tanti italiani che lo facevano per varie ragioni,
C'erano moltissimi ebrei che erano partiti o durante il periodo del fascismo qui in Italia o successivamente dopo la liberazione. Fra questi una signora, Vera Harak Vicevani, di Venezia, con la loro famiglia, una figlia giovane allora, Franca, scappavano dalle leggi razziali, scappavano dal fatto di essere ebrei, non permettevano più loro di lavorare, scappavano dal fatto che temevano per la loro vita, per la loro figlia, e lasciavano alle spalle una parte della famiglia che sparì nei campi. Arrivano in un paese nuovo, un paese dove si augurano che la vita sia diversa, che possano vivere in pace e felici, e da lì a poco, quando la loro figlia Franca, 20 anni, pure lei sparisce da far parte dei migliaia di desaparecidos in Argentina. Allora, in un'occasione, in un dibattito come questo, con tanti giovani, qualcuno chiese a lei se come ebrea si sentiva di paragonare la Shoah a ciò che era avvenuto in Argentina, di cui la loro figlia era stata vittima. E lei disse che quello che avvenne in Argentina è stata la volontà di sterminare una generazione. Quello che successe in Italia e in Europa fu la volontà di sterminare un popolo. Quella generazione alla quale si riferiva la signora Vera era una generazione di ventenni, più o meno dell'età vostra. E la stessa generazione che è stata non solo vittima, ma che per alcuni anni durante quel regime era la speranza di un futuro democratico che tutti volevano. E qualcuno di voi immagino avrà visto, ormai sono anni che è uscito, un film che si chiama La notte delle matite spezzate. È un film che racconta uno delle tante cose successe, una classe intera di liceali come voi sparì e vennero ammazzati come tanti altri. Allora, quella generazione di giovani che all'epoca lottava contro un regime fascista, un regime dittatoriale, è stata la stessa generazione che portò questo paese e l'Europa tutta a poter riprendersi la democrazia attraverso anche la Costituzione che oggi ancora vige in questo paese e che è quella che purtroppo continuamente viene attaccata o proprio negata. Allora io credo che queste giornate, che dai vostri interventi dei ragazzi di classe, degli altri interventi, si capisce la voglia di indagare, la voglia di capire, la voglia di rendersi conto che non è il fatto finale quello che ci deve spaventare, non è Hitler, è tutto ciò che c'è prima. Infatti negli anni passati, nel 2011, noi abbiamo fatto insieme alla scuola Garibaldi e insieme a alcuni docenti, la dottoressa Di Caccamo, che sono stati artefici di una ricerca che loro indagando vennero a scoprire che alcuni dei ragazzi che all'epoca, ex alunni della scuola, durante le leggi razziali, erano stati esclusi nell'anno successivo all'emanazione della legge da poter partecipare alla vita scolastica e dunque anche alla loro formazione, questi tre ragazzi, oggi 80enni, sono stati individuati grazie all'archivio storico della comunità ebraica e una serie di altre collaborazioni. C'è stata una giornata che abbiamo dedicato insieme alle classi scuola elementare Garibaldi e insieme a questi testimoni che sempre di più vengono a mancare, perché gli anni spassano pure per loro, e che, come qualcuno ha detto giustamente, penso che è importante, si può essere testimoni anche quando si è giovani. La condizione è che si sia voluto indagare, che si abbia la capacità di ascoltare, ma soprattutto si abbia la voglia di libertà, la voglia di essere, diciamo, protagonisti. E sta a voi, la vostra volontà di essere protagonisti è la nostra garanzia che il futuro possa essere migliore per tutti. Un futuro che non può essere fatto sulle disuguaglianze, fatto sulla diversità, nel senso del non capire la diversità e pensare che qualcuno può essere superiore a un altro. Allora, volevo solo dire questo, che oggi è stata una lezione per tutti, ma soprattutto ci lascia e vi lascia a voi in mano il nostro destino e anche il vostro. Grazie. Grazie, Presidente. Adesso facciamo la
dobbiamo votare questa risoluzione secondo il regolamento, dove abbiamo anche compresa la dichiarazione di voto dei gruppi consigliari su questa proposta. Se ci sono, se ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, consigliere, chi è favorevole? C'è contrario? Chi si astiene? Allora, la risoluzione è approvata con 19 voti a favore e all'unanimità di tutti i presenti. Grazie a tutti. E prima di lasciarci, lo dico al vescovo, dottoressa Andrea Libertavolo, al vescovo di Ferrari, che ci ha gentilmente ospitato per questa presenza. Per